A me? Ehi, metti giù quel coniglio, subito. Bravo. Bentornati a tutti ragazzi con una nuova parte di Let's Play Yokami. Come potete ben sentire ho il raffreddore, perfetto. Ovviamente finita una malattia ce ne vuole un'altra. Detto questo, che non è una malattia ma un'influenza, la scorsa parte abbiamo risvegliato lo spirito combattivo di come cacchio si chiama? Del discendente di Nagi, che adesso non mi viene in mente il nome. E abbiamo un po'. Abbiamo comprato dal tizio dei feedback. Questi qua. Che sono le cibarie per gli animali. E niente, entriamo nella nuova area. Piana di Shinshu. Eh? Probabilmente lo sai già, Ami. Ma questa è la piana di Shinshu, la più bella piana di tutto il Giappone. Almeno dovrebbe esserlo. Ma da quando è accaduto quell'incidente ho avuto delle cattive sensazioni. Faremo meglio a guardare dove stiamo andando. Puoi guardare la mappa tenendo premuto il tasto 1. Dai sempre un'occhiata alla mappa nel tuo cammino. Come vedete, tenendo premuto 1 si può vedere la mappa e si può anche camminare volendo, si può andare in giro. Allora noi in teoria siamo in basso e dobbiamo andare da un tizio. Ami, quello è il primo albero guardiano segnato sulla mappa. Dovrebbe essere un posto dove i viaggiatori si riposano e recuperano le forze. Ma guardalo bene. Sembra che possa cadere a pezzi da un momento all'altro. Questo posto è sicuramente stato colpito dalla maledizione. I luoghi di cui il male si è impadronito attirando mostri da ogni dove sono conosciuti come zone maledette, ma non ne ho mai visti una così grande. Tutte le piante e gli alberi di questa zona sono appassiti. Sono appassiti, anche il grande albero. Ci vorrebbe un mostro con poteri superiori persino a quelli di un dio per fare questo. Quell'albero è il germoglio, è un germoglio di Sakuya. Protegge la natura in quest'area. Forse la bellezza naturale tornerà come prima se lo curiamo. Ma come posso farlo? Come possiamo farlo? Allora, se voi entrate in una di queste zone, dette zone maledette, come vedete, non ci credo. Porca vacca, questo è male. Sembrava una normale cara vecchia zona maledetta, ma il male qui è di gran lunga peggiore a guardarla da vicino. Potrebbe maledire una persona normale in un istante. Aiuto. Ho paura che persino che potrebbe derubarti del tuo potere. Se noi stiamo dentro troppo, ci toglierà la vita. Ci calerà la vita praticamente. Ma ciò che dobbiamo far noi è esaminare l'albero. Mamma mia, non riesco neanche proprio a parlare. Albero di Sakuya. Dai un'occhiata a questo, Ami. Questo albero guardiano è distrutto. Quindi è per questo che Sakuya stava soffrendo così tanto. Scommetto che la natura tornerebbe normale se tu rivitalizzi. Sì, vabbè. Rivitalizzassi quell'albero. Ma come puoi farlo? Avresti bisogno di un potere speciale che permetta la fioritura di un albero appassito. Fatemi scendere col testo. Oh! Buonasera. Dov'è? Dove sono? Un'altra statua. Sono tutti. Oh. Sono stati tutti trasformati in pietra? Devono essere stati colpiti da una terribile maledizione. L'unica maniera di aiutarli è disinfestare questa zona maledetta. Eh già, hai ragione. Oh, è notte. Sì, ma io non voglio la notte. Ve lo dico già subito. Non mi chiedete perché, cioè, non è niente, però non mi piace la notte. Oh, fuck. Via da sta zona.
Ok, basta. Dopo un paio di questi andiamo dove dobbiamo andare. Sempre con la mappa possiamo vedere che qua c'è una casa. E c'è sto tizio. Buonasera. Uomo senza nome. Cosa è successo? Ero là fuori a spaccare legna e a comunicare con la natura come al solito. Quando sento un forte rombo come quello di un terremoto provenire dal lago. Poi una grande raffica di vento venuta dal nulla. Non so cosa sia successo dopo, ma quando sono rinvenuto tutto era in questo stato. La mia bottega dell'arte era dall'altra parte del ruscello, ma improvvisamente svanita quando è apparsa la zona maledetta. La terra deve essere arrabbiata. Tutto quello che voglio è vivere con la natura in pace. Ma adesso non posso. Ho notato una sagoma correre dal lago verso Kamiki. Chiunque fosse, spero che la madre terra protegga gli abitanti del villaggio. Riparlateci. Come va, amico della natura? Curioso proposito di quella grotta, è l'entrata di un posto chiamato Valle di Hana, dove c'è situata una magnifica cascata. Ma i mostri si sono trasferiti lì. C'è una strana pala di cristallo che fa crescere e proteggere le piante lì dentro. I giardinieri farebbero a botte per prenderlo. Non molto tempo fa Susano è entrato lì dentro. Ecco, Susano si chiama. Fuck, Susano. Scarso. Non molto è entrato lì dentro. È strano. Normalmente lui scappa via alla vista dei mostri. E non sembra il tipo che si sporca le mani con il giardinaggio. Comunque c'è un cattivo karma. Potreste essere attaccati se andate lì. Sì, dai, va bene. Comunque abbiamo scoperto che possiamo entrare qui dentro. E questa è il primo dungeon del gioco. Ecco perché mi ricorda molto Zelda, perché ci sono i vari dungeon. Dungeon. Sto parlando come la merda. Valle di Hana. Dunque, salviamo. Ok, ora avvicinandoci possiamo notare, adesso ve lo farò notare meglio. Ok, non vi farò notare niente, intanto noi acià Traveler Charm. Ok, non mi ricordo cosa fa. Purtroppo non mi ricordo cosa fanno tutti gli oggetti. Perché sarebbe, cioè, tipo, non è che lo so. Ok, notiamo degli imp. Che ovviamente dobbiamo sconfiggere. Oh, fuck. Ho imparato a usare la Z. Ops, vabbè. Perché ho scoperto che non serve per forza usare forte, ma basta solamente tracciare una linea. Quindi anche se voi tracciate una linea così va bene. Ok, questo qua lo ammazzerò. Oh! Lo ammazzo normale perché voglio il suo Demon Fang. Olè. Purtroppo faccio fatica a prenderlo perché è un po' difficile. Però si può fare, dai. Olè! E la fa... Cosa è successo? Ci siamo sbarazzati dei mostri, quindi perché il potere divino è sparito? Immagino che sia la maledizione sugli dei di queste terre deve essere molto forte. Oddio. Non posso intervenire fino a quando faremo qualcosa a proposito di quest'area. Aria stagnante. Non puoi intervenire, te non fai niente. Non so se hai capito. Oh, perfetto, li ho aperti tutti e due. Oh, feedback fish. Perfetto. Che non mi ricordo neanche a chi dobbiamo darlo il pesce. Quindi. Oh, un attimo, Ehi, guarda quell'albero, si sta muovendo. Meglio essere cauti, Anni. Oh,
ha lanciato un frutto. Che, vabbè. Ammi, hai appena fatto... You see that? Ah, hai visto? Ci ha appena lanciato un frutto contro. Mostragli che facciamo sul serio. Prova a respingere il frutto. Disegna una veloce pennellata per colpire il frutto. Ti ricordi come fare, non è vero? Sì. Ok, voi mirate al frutto e glielo respingete indietro. Ammi, hai appena fatto quello che penso? Hai usato lo squarcio possente per spingere verso l'albero il frutto che ti aveva lanciato? Ops. Li stai facendo assaggiare le tue stesse, passiamo oltre finché siamo in tempo. Ok, vabbè, evitiamoli tutti. Questi alberi maledetti. Letteralmente. E andiamo avanti. Aspettate qua dietro. Non c'è niente, c'è solo un albero di merda. Ma evitiamo tutte ste cose e andiamo. Oh. Scendo col testo, intanto. Oh, buonasera. E chi è che c'è? Sottoterra? Oh, yes. Io, fantastico. Questo è un demone giallo, un Yellow Wimp, che non è molto difficile da sconfiggere. È abbastanza lungo, però non è difficile. Ok, grazie. Allora, come vedete, lui si nasconde sottoterra. Grazie. Si nasconde sottoterra e poi uscirà. Per colpirlo dovete attaccarlo da dietro, perché da davanti si parerà con il suo bongo. Oh, you bitch. Dai, esci fuori, sei le palle. Stupido coso. Lo annerisco. Oh, è vero, cavolo, è uscito. Ok, quando è per terra... Quando è per terra, se riesco a prenderlo... Ecco. Li potete fare un macello di danni. Quando è per terra che ha usato il suo colpo. E poi gli fate uno squarcio e gli fate un bordello di danni. Olè. Tode. E dammi anche il tuo... Fang? Cosa che è l'artiglio? Da time non si è messi male. Ok. Sconfitti loro. Se l'avete visto anche voi. Vabbè sì, oltre che non so cosa è successo a quel dipinto. C'è Susano, buonasera. Cos'è tutto questo rumore? Oh, sei tu, bastardino. Cosa ci fai qua? Vattene a casa. Ti ho già detto che non sto cercando apprendisti. Comunque, la valle di Halland non è un posto per un bastardino come te. Oltre questo punto si trova il mio campo d'allenamento segreto. È il posto perfetto per nascondersi. volevo dire, per allenarsi. Adesso va, andatevene. Con voi ho chiuso. Il posto perfetto per nascondersi. E va bene. Comunque qua si è liberato sto coso. Esaminiamolo. Wow, guarda quel graffito. Si dice che è una sfera di cristallo che ha il potere di far crescere degli alberi sia custodita da qualche parte qui intorno. Basandomi su questo disegno direi che le decisioni devono essere vere. Però qualcosa non va bene. Non pensi che manchi qualcosa a questo disegno? E non so con quale principio, ma se voi disegnate un sole sul disegno, cioè abbiamo un sole a 2 metri di distanza, ovviamente è tutto tranquillo.
finché non brucia o muore qualcuno. E sempre con qualche principio. Boh. Santo cielo, come è successo? Beh, adesso potrò andare a nascondermi. Volevo dire, adesso potrò andare ad allenarmi. Susano, sei una merda, lasciatelo dire. Oh, vediamo un po' cosa è successo a sto quadro adesso. Oddio, cos'è? È un graffito di un antico rituale. Non è tanto male. E detto dal grande Isson vuol dire molto. Sì. Va bene. Continuiamo noi, eh. Intanto esamina i quadri e vendili anche. Salite qua. Dai. No, fuck. Olè. Come sempre salto al muro. Alla Super Mario. Super Okami. Dove siamo? Che posto strano. E questo è il campo di allenamento segreto che Susano ha menzionato? A proposito, dove essere andato. Dove. Oddio. Dove potrebbe essere andato il babbeo? Scendiamo. Oh. Sacred Cherry Cascade, cascata dell'albero sacro di ciliegie. Non ho visto niente, non ho visto niente di lontanamente simile ad un albero sacro qui in giro. Oh, questo è un albero? Che succede a questo piccolo albero? Eh? Sento un leggero odore simile a quello di Sakuya, proveniente da questo albero. Sakuya, Sakuya, sì, dai, alla fine è sempre quello. E qui c'è una pozza d'acqua. Dove siamo? Che succede a quella pozza? Sembra abbastanza. Sì, sembra abbastanza insignificante considerando che dovrebbe essere un grande altare. Scommetto che da qui dovrebbe. Ci dovrebbe essere qualcosa. Eh sì. Tagliamo qua. Yes! Oh, ehi! E che cacchio, eh? Mi stai sfidando? Ok, andiamo avanti. Qui c'è un altro salvataggio. Ok. Continuiamo. Aiuto, sto raffreddore peggiora. Oh, Susano! Oh yes! Rrr. Che c'è adesso? Tu perfida bestia! Come hai fatto ad arrivare fin qui? Perfida bestia? Oh, un orso? Devi avere del coraggio per essere intrufolato nel mio campo di allenamento privato. Adesso assaggerai la mia nuova tecnica segreta. Oh sì? Dov'è? La tua perfida bestia mi pare un semplice orso assonnato, babbeo. Basta parlare! La mia spada ha sete di battaglia. Vada come vada! Stile Susano, Susano! Oh, porca vacca, è vero. Oh yes? Sa! Che cacchio? Ah no. Sarebbe Susano. Ma va bene comunque. Susano! Dov'è? Oddio, aspettate. Un attimo. Ah, e ora Susano, implosione esplosiva. No, no, ma aspetta. Aspetta. Ho detto Susano, esplosione esplosiva.
No. Ok. Perché qua lo traduce implosione esplosiva stile Susano. Che ti sia di lezione, perfida bestia. Non sei all'altezza della mia nuova tecnica segreta. Esatto. No, è fantastico. Riposa in pace, perfida bestia. Il grande guerriero Susano condanna le offese, non che offende. Comunque ci sono altri mostri di cui mi devo occupare. Ah, e scappa. Epico. Sto gioco mi piace anche per il fatto delle battute. Comunque abbiamo una sfera. Esaminiamola. Questa sfera di cristallo è riempita di foglie. Verrà usata per qualche rituale di buon raccolto o qualcosa del genere? Ehi, quel graffito di prima non c'era una sfera come questa? Sole. Sfera. Albero. Sole, sfera, albero. Sì, è l'orso lì che dorme, ma per Susano in teoria l'avrebbe ucciso. Comunque, portiamo questa sfera dove in teoria nel disegno c'era scritto che la sfera doveva fare sole e sole, sfera e albero, no? Però il sole qui, l'unico posto può essere quell'insenatura lì. Quindi, se l'insenatura è lì, facciamo un attimo, adesso la faccio veloce perché bla bla. Portate la sfera. Ehi! Ho detto. Ok. Olè. E la sfera c'è! Wow, qualcuno aveva un sacco di tempo a disposizione per pensare a tutto questo. Quindi era la sfera. Quindi questa era la sfera che c'era in quel dipinto. Scommetto che questa sfera magica o qualcosa del genere. Ok, abbiamo la sfera, abbiamo la specie di albero. Ah no, scusate. Scommetto che questa sfera è magica o qualcosa del genere. Abbiamo l'albero, ci manca solo da disegnare il sole. Quindi. Let's do it. And the sunshine. Super Mario Sunshine. Vabbè, basta. Basta fare citazioni di Mario. Mannaggia. Ok. Oh, ecco l'albero guardiano. Mi ramoscello. Ehi, questo è un albero guardiano? È appassito come tutti gli altri. Che diavolo? Ops, scusate. Che diavolo? Che ha spento la luce? Oh, è un'altra costellazione, Ambi. Un'altra costellazione? Sta sudando come non so cosa. Hai detto mostri? Ovviamente, nessun problema. Questo è un lavoro per il più abile guerriere di tutto il Giappone.